crossover è sostanzialmente un incrocio di più auto per mettere insieme ad esempio lo spazio di una station wagon con la praticità di una monovolume. Quello che non si è ancora visto però è un SUV bello da guidare, come una sportiva vera. Ecco cosa mi aspetto dalla Porsche Macan. Divertimento. Sarà anche una piccola Cayenne, ma questo nuovo crossover visto dal vivo esprime una personalità tutta sua. Le proporzioni infatti sono completamente diverse. Il muso è lungo e piatto, con i parabrezza e il lunotto inclinati per accordarsi ad una coda bassa e larga. Come vi dicevo prima, mi aspetto molto da questa Porsche, perché è più leggera e più compatta della Cayenne, ma soprattutto è molto più bassa di quello che mi aspettavo. Lo si percepisce molto bene dal posto guida, sono perfettamente inserito, e poi c'è questo bellissimo volante ereditato dalla 918 Spider che già da solo fa venire voglia di guidare. Ma prima di scoprire quanto è emozionante, vediamo se la Macan è anche fatta bene. La cura e l'attenzione per i dettagli è quella che ci si aspetta da una Porsche, e la plancia è molto ergonomica, anche se ci si perde un po' fra i vari pulsanti. Ma per il resto, stare seduti in questo abitacolo è molto gratificante. È anche comodo. Dietro per due persone c'è parecchio spazio e il bagagliaio ha una capacità ottima, 500 litri, che tirando giù i sedili diventano 1500. Primo test, ho scelto di guidare il motore 3000 V6 turbo diesel, che in Italia sarà il più venduto anche perché è stato depotenziato a 250 cavalli per non pagare il superbollo. La dote principale di questo 6 cilindri è la coppia, 580 Nm a 1750 giri al minuto. Ha una ripresa bestiale, guardate qui, settima, 80 all'ora, giù tutto, scala 4 marce. E siamo subito a 120 all'ora, davvero notevole, e anche silenzioso ad andatura costante e in allungo verso zona 5000 giri, zona rossa, fa anche un bel rumore. E non consuma nemmeno troppo. Guidando anche a 200 all'ora sulle autostrade tedesche senza limiti e cercando di sentire le prestazioni, sono stato sotto i 9 litri per 100 km, circa 12 km con un litro di gasolio. Come su tutte le Macan di serie, c'è il cambio doppia frizione a 7 marce e la trazione integrale, e tre modalità di guida: off-road per andare fuori strada, comfort e sport. È richiesta Sport Plus, in abbinamento al pacchetto Sport Chrono. Qual è la taratura migliore per giudicare questa macchina? Sport, ovviamente, che irrigidisce l'assetto se avete scelto come optional le sospensioni adattive oppure quelle completamente pneumatiche ad aria, e rende più aggressiva la risposta di volante, acceleratore e cambio. E poi la trazione integrale può inviare più coppia alle ruote posteriori. Questo significa che, volendo, si può guidare la Macan anche un po' di traverso. Potevo quindi dire di no ad una prova in pista. Siamo qui sul circuito interno della fabbrica Porsche di Lipsia. Non sto più guidando una diesel, ma la Macan Turbo S da 400 cavalli, 3006 biturbo. Sentite che bel sound che fa, cambia a 7000 giri, mi appendo ai freni. Diciamo che per una macchina di questo tipo, che è più bassa della Cayenne, però comunque è sempre una vettura dal baricentro alto, lo sterzo è molto preciso, leggero, non si indurisce, e anche nei cambi di direzione, vedete, ho provato a scomporla un po' in frenata, ma non c'è verso. E poi la trazione integrale in uscita dalle curve è una garanzia.
Siamo in Sport Plus con le sospensioni pneumatiche tarate nella posizione più bassa. Guardate che bella questa curva cieca su questo dosso e poi giù in discesa tipo cavatappi di Laguna Seca, anche perché su questa pista vengono replicate le curve dei circuiti più famosi. Giù tutto, un accenno di sovrasterzo, ma veramente niente male per un SUV portato al limite fra i cordoli. Buttereste mai una Porsche in fuoristrada? Probabilmente no. Ma sappiate che premendo il tasto off-road e scegliendo l'optional delle sospensioni pneumatiche regolabili in altezza, si riescono a fare cose notevoli fuori dall'asfalto, come quelle che vedete in queste immagini, girate su un ex tracciato di prova dell'esercito russo. Della Macan mi è piaciuto il look. Sono curioso di vedere se avrà lo stesso successo della Range Rover Evoque, che anche se non è una concorrente paragonabile per motori e prezzi, è un SUV che è piaciuto tantissimo per il suo design. L'abitacolo inoltre riesce ad essere raffinato e allo stesso tempo pratico, ma soprattutto questo SUV Porsche è bello da guidare, che era poi l'obiettivo numero uno dei progettisti. Qualche finitura invece è da rivedere, perché sono un po' con il livello elevato di qualità della vettura. E mancano dei vani portaoggetti comodi sulla plancia. La Macan è già in vendita a partire dai circa 61.000 euro della versione S diesel, con il 3000 V6 turbo da 250 cavalli. Stesso identico prezzo per la Macan S, che ha un 3000 V6 biturbo benzina da 340 cavalli, mentre per avere la Turbo S da 400 cavalli ci vogliono almeno 83.400 euro. Qual è il segreto per guadagnare vendendo automobili? Costruire le auto richieste sul mercato come i SUV, fare utili e continuare ad investire sulle sportive che gli appassionati come me amano, come la Cayman o la 911. Pensate a questo se le belle sensazioni che ho provato guidando la Macan non vi bastano a giustificare il marchio Porsche sul cofano.